Ok, oggi facciamo qualche esercizio in applicazione di quanto abbiamo visto nello studio del moto dei proiettili o del lancio del proiettile. Prima di iniziare, riassumo le relazioni importanti. Abbiamo visto che applicando i principi della dinamica, il moto del proiettile che qui rappresento, questo è il suolo, qui il punto di lancio. Questa è la velocità di lancio, V0, angolo di lancio alfa. Okay. Il moto è un moto dove l'accelerazione è uguale all'accelerazione di gravità, le masse si semplificano, quindi questo è un moto per qualsiasi m, un moto che è orizzontalmente un moto uniforme, verticalmente un moto uniformemente accelerato, l'accelerazione è diretta verso il centro della Terra, verso Terra, ed è uguale a g 981 metri al secondo quadrato. In base a questo abbiamo dedotto la legge oraria, modificata a scrivere, scusate, cioè quella che dà la posizione in funzione del tempo. Quindi qui avremo due coordinate, l'ascissa x in funzione di t, che è la posizione iniziale, più la velocità iniziale lungo x, che è v0 coseno di alfa angolo di lancio, per t meno t0, okay? Mentre la coordinata y, quindi in x è un moto uniforme, sarà posizione iniziale più la velocità iniziale lungo y, quindi v0 seno di alfa per t meno t0 meno un mezzo di gt meno t0 alla seconda, quindi una legge oraria parabolica. Utilizzando, risolvendo rispetto a t nella prima e sostituendo nella seconda, abbiamo la traiettoria, cioè il percorso eseguito dal proiettile in seguito al lancio. E qui fammi scrivere in questo modo: y è uguale a y0, quota di lancio, più la tangente dell'angolo di lancio per x meno x0, x0 posizione di lancio, che potrebbe non essere 0, meno g fratto 2 v, riesco, attenzione, scusate, v0 al quadrato coso in quadro alfa per x meno x0 alla seconda. Questa è la traiettoria, che è una parabola. Poi abbiamo visto la gittata, ok, quindi posto che il punto di impatto sia la stessa quota del punto di lancio, l'ascissa del punto di impatto col suolo vale velocità di lancio al quadrato per il seno del doppio dell'angolo di lancio diviso g. Infine poi abbiamo la quota massima, che era h, l'abbiamo chiamata, è un mezzo di v0 al quadrato seno quadro alfa diviso g. E infine il tempo di volo. Delta t g di volo, che anche qui abbiamo al numeratore 2 volte v0 sen alfa diviso g. Ok? Niente di nuovo. Gli esercizi che faremo li facciamo cercando di utilizzare la simulazione del feltro, che adesso vi mostro. Non so se la trovo da qualche parte, eccola qua. Allargo un pochetto. Cominciamo con, ci sono diverse fasi, cominciamo con la parte introduzione. Qui abbiamo che cosa? Beh, abbiamo
un cannone che lancia il nostro proiettile, ha una quota iniziale di 10 metri, ok? La velocità di lancio è 15 metri al secondo, l'angolo di lancio, visto che lancia orizzontalmente, è di 0 gradi e abbiamo il bersaglio. La prima cosa che ci chiediamo è dove deve essere posizionato il bersaglio, quindi qual è la gittata, affinché il proiettile colpisca il nostro bersaglio. Quindi torniamo agli appunti. Ne abbiamo il primo esercizio che facciamo, parte da queste condizioni. La quota di lancio H è 10 metri, che corrisponde alla nostra Y0. Immaginiamo di avere l'origine del sistema di coordinate qua sotto, alla base del punto di lancio, ok? Quindi x0 uguale a 0. La velocità di lancio, v0, vale 15 metri al secondo e l'angolo di lancio è nullo. Lanciamo orizzontalmente. Troviamo qual è la gittata. E qui fatemi scrivere, ecco, il nostro sistema, qui l'asse delle Y, questo è l'asse X, questo è il punto di lancio, abbiamo la velocità iniziale orizzontale e quindi la traiettoria è una parabola dove questo punto è il vertice. Scusate, voglio una parabola. Mi interessa sapere dove, qual è questa distanza? Questo è il punto di impatto che mi ho chiamato gittata. Ok? Qui possiamo fare in diversi modi. Uno è andare a prendere la traiettoria e inserire l'angolo di lancio nullo, ok? La quota di partenza, facciamo così, invece che riscrivere tutto, fatemela copiare. Torniamo al nostro esercizio. Ecco fatto. Qui abbiamo il punto di arrivo, G, è caratterizzato da quali coordinate? Scusate. G ha coordinate, la X è la nostra gittata, ma la Y è 0. Mentre chiamiamolo A, punto di lancio, ha ascissa nulla e ordinata H, la quota di partenza. Ok, quindi qui dentro questo numero è il punto di arrivo e vale 0. Questa è la quota di lancio, vale H, 10 metri. L'angolo alfa, angolo di lancio è 0 gradi. L'ascissa di partenza è 0, quella del punto di impatto è la nostra incognita, ok? E qui idem, questo vale 0, questa è la nostra incognita XG, questo l'angolo vale 0 e V0 15 metri al secondo. Ok? Ditemi se non è chiaro. Allora, riscrivo l'equazione sfruttando le cose che conosciamo, quindi qui abbiamo 0 uguale ad h, la tangente di 0 vale 0, quindi questa parte, tutta questa parte si annulla, poi abbiamo meno, g rimane, sotto 2, il coseno di 0 vale 1, quindi non lo metto, v0 al quadrato, e qui ho xg alla seconda. Ho tralasciato qualcosa, per cortesia fatemelo notare, io vedo che seguo denaro piano, in modo tale che sia chiaro per tutti. Qui la nostra incognita è xg, quindi portiamo tutto il termine a sinistra, g 2 volte v0 quadro xg al quadrato uguale ad h, quindi moltiplico per 2 volte v0 quadro e divido per g. Io 2
di 0 alla seconda diviso g e h e prendo la radice quadrata. Di 0 posso metterlo anche fuori dalla radice perché è un quadrato, mi rimane la radice di 2h fratto g, da cui g tata è 15 metri al secondo, per la radice di 2 volte 10 metri, fratto 9,81 metri al secondo quadrato. Che tecnicamente, vediamo se ho portato la mia calcolatrice, dovrei averla da qualche parte, eccolo qua. Otteniamo, prima faccio la radice, 2 per 10 fa 20 diviso 9,81 per 15, viene 21,42 metri. Provate anche voi a fare il calcolo e ditemi se ottenete lo stesso numero. Ci sono domande? Se coseno coseno quadrato alfa è Sì, no, alfa è 0, il coseno è 1. Il seno dell'angolo 0 è 0, attenzione. Ok? Se, che cosa corrisponderebbe alla situazione in cui è nullo il coseno? Corrisponde alla situazione in cui lancio verticalmente un angolo di 90 gradi, ma in quel caso la gittata è nulla perché il proiettile sale e mi ricade sulla testa. In quel caso ho gittata nulla. Quindi usiamo questo dato, torniamo alla simulazione e posiziono il bersaglio a cos'erano 21 metri e mezzo, dai, più o meno. 21,4. Ecco. E poi sparo. E abbiamo colpito il bersaglio. Ok? Quindi ha funzionato, l'esercizio era corretto. Altro esempio, immaginiamo di possiamo fare, per esempio, torniamo alla situazione di partenza con questo tasto qui. E diciamo, se lasciassimo il bersaglio dov'è? Quindi facciamo il caso 2. Qui abbiamo il nostro bersaglio è a 15 metri. Lasciamo la quota di partenza H a 10 metri. Lasciamo l'angolo di lancio 0 gradi. Come devo cambiare la velocità di lancio per colpire il bersaglio, per esempio? Beh, qui è lo stesso, è più chiaro per tutti? Qui vedete il disegno? È quello che abbiamo trovato all'inizio. Allora, ho la quota di partenza 10 metri. Lancio ad angolo nullo. Se lancio così, abbiamo visto che il bersaglio viene colpito a, se si trova a 21 metri e mezzo circa. Per colpire il bersaglio qui, l'unica possibilità che ho è quello di fare in modo che il proiettile inizialmente sia più lento. Ok? Lascio H, lascio l'angolo di lancio, voglio colpire il bersaglio in questa posizione, devo usare una velocità iniziale più piccola, perché la velocità iniziale. Scusami, ecco, andiamo sugli appunti. Qual è V0? Quale V0 mi serve? Ok? Qui la procedura è la stessa di prima, quella che mi interessa è la relazione che lega gittata, velocità iniziale, quota, l'angolo di lancio 0 l'ho già messo dentro, l'ho già sfruttato, mi interessa questa.
Non serve che rifaccio tutto il ragionamento di prima, mi auguro, no? Che abbiamo già usato l'angolo di alfa, qui dentro c'è già alfa uguale a 0. Qui basta invertire e trovare, risolvere rispetto a V0. V0 vale la gittata, cioè la distanza del bersaglio, diviso la radice di 2H diviso G. Quindi avremo 15 metri fratto la radice quadrata di 2 per 10 metri, quota di lancio, diviso G, 9,81 metri al secondo quadrato. E avremo circa, allora, 15 diviso la radice di 19,81. Viene circa 10,51 metri al secondo. Quindi ovviamente devo usare un proiettile più lento. Ok? Proviamo. Andiamo a vedere se è vero. Qui riduco la velocità. Non posso fare 10,5, facciamo 10. Dovrebbe andare bene lo stesso. Sparo. E colpisco il proiettile. D'accordo? Vediamo ancora torniamo alle stazioni di partenza e proviamo, per esempio, ci teniamo la quota iniziale, ci teniamo la velocità di lancio, ma cambio l'angolo di lancio. Andiamo a quello di gittata massima, andiamo a 45 gradi. In questo caso, dove devo posizionare il bersaglio per colpirlo? Quindi ripeto, siamo in questa situazione e questo ha funzionato. Questo è un terzo esempio. Abbiamo sempre quota di lancio 10 metri, velocità di lancio 15 metri al secondo, ma stavolta l'angolo di lancio è 45 gradi. Dove devo posizionare il bersaglio per colpirlo? Okay, attenzione! È chiaro la questione. Non posso usare, torniamo dove avevamo prima riassunto, ecco, non posso usare questa. Per quale ragione? Posso usare questa. Fatemela anche agitata. Questa vale se, lo metto in rosso proprio, se y0 è 0 e se x0 è 0. Cioè la quota di lancio e la quota di arrivo sono la stessa. Non è il caso nostro. Qui non lancio da 0, qui lancio da 10 metri. Ok? Se usassi quella formula, troverei il punto in cui, cioè quale distanza in x dal punto di lancio, la parabola interseca la quota di partenza, che è 10 metri. Ma a me non interessa dove si trova il proiettile. Quando la sua distanza dal punto di partenza è 10 metri, mi interessa dove arriva a terra. Ma la terra è più bassa della quota di lancio di 10 metri. Non so se mi sono spiegato. Perfetto, quindi torniamo al nostro problema. Abbiamo questa situazione, fatemela ridisegnare. Qui abbiamo l'asse delle x. Delle y, qui c'è l'asse delle x, questo è il punto di lancio, l'abbiamo chiamato A prima. Stavolta
lancio il mio proiettile a 45 gradi. È l'angolo rispetto all'orizzonte di 45 gradi. Questa quota non è 0, è di 10 metri. L'abbiamo chiamata H. Quindi la traiettoria, fatemi disegnare in verde, è questa. La gittata stavolta è questo punto. Questo è XG. Se usassi la formula di prima, troverei l'intersezione tra la traiettoria e il punto in cui la quota è la stessa di partenza. Ok? Quindi non posso usare quella vecchia. D'accordo? Siccome non mi interessa il tempo di volo, quindi non ho necessità di sapere quando arriva lì, posso utilizzare anche in questo caso l'equazione della traiettoria, dov'era? Eccola qua. La ricopio. Eccola, anche qui. Vediamo un attimo di capire cosa sappiamo e cosa non sappiamo. Allora, punto di lancio è H. Attenzione, stavolta l'angolo di lancio non è 0, è 45 gradi. X0, l'ascissa del punto di lancio è 0, mentre XG è la nostra incognita, cioè dove tocca il suolo. E qui il suolo è rappresentato da x uguale a 0, da y uguale a 0, scusate. La quota nulla è la quota del terreno, la quota di lancio è la quota del nostro piedistallo, della torretta da cui lanciamo, non lo so. Quindi di nuovo qui dentro ho 45 gradi. Qui dentro ho 15 metri al secondo, qui x0 vale 0 e questa è la nostra xg, la nostra incognita. Ok? Quindi qui mi verrà un'equazione di secondo grado perché il termine di primo grado stavolta non va a 0, attenzione, la tangente di 45 vale 1, il coseno alla seconda di 45 vale un mezzo, quindi cancella questo 2. Ok, e andiamo a risolvere il nostro problema. Quindi abbiamo a sinistra ho 0, poi ho H, quota di lancio, più qui posso sfruttare il fatto che la tangente vale 1, quindi ho più XG, la nostra incognita, meno G fratto 2 volte V0 al quadrato. Il coseno di 45 al quadrato vale un mezzo, ripeto, quindi questi due si semplificano per xg, stavolta però la seconda. Se no possiamo fare così, risolviamola più in generale, così lo risolviamo una volta per tutte. Fatemi fare un passetto indietro. Prendiamoci variabile anche alfa. Abbiamo tangente di alfa per g meno g 2 volte v0 quadro coseno quadro alfa xg alla seconda. Quindi portiamo tutto a sinistra cambiando di segno. Ne abbiamo g 2 v0 quadro coseno quadro alfa xg alla seconda meno la tangente di alfa per la nostra incognita xg meno h uguale a 0. Qui abbiamo un'equazione del tipo ax alla seconda più bx più c. Ok, calcoliamo prima di tutto il delta. È chiaro a tutti che è un'equazione di secondo grado completa. Perfetto. Il delta è b alla seconda meno 4ac, quindi ho la tangente di alfa al quadrato. Qui ho più per meno 4, quindi ho meno 4 per A che è G
fratto 2 di 0 quadro coseno quadro alfa per meno h. I due meni si semplificano e ottengo tangente al quadrato di alfa, meno per meno fa più, 2 e 4 si semplificano, mi rimane 2gh diviso v0 alla seconda coseno quadro alfa. Questo è il delta nel caso che magari ho un altro esercizio, voglio fare un altro tentativo dove ho un altro angolo di lancio, va bene anche quello. In questo caso basta che cambio alfa. Okay? Facciamo i conti una volta che prendo quel caso. Qui ho un quadrato. Qui tutti i termini sono positivi. Ne deduco che il nostro delta è positivo, quindi abbiamo due soluzioni. Questo è ragionevole, certo, perché torniamo al nostro grafico. Avremo questa come soluzione, ok? Ma avremo, se prolungo la traiettoria, vado a prolungare indietro, avremo anche questa, perché la traiettoria in realtà, la matematica non sa che noi spariamo da questa parte. Come dice la traiettoria, questa la parabola completa andrebbe anche a sinistra, quindi avrò due punti di impatto, uno col segno positivo, che è questo qui, poi avrò un'altra soluzione negativa, che sarà questa, che questa la butto via perché non mi interessa, ovviamente. Ci teniamo questa. E questo è il significato fisico delle due soluzioni. D'accordo? Perfetto. Dopodiché andiamo a utilizzare la formula risolutiva, quindi abbiamo il nostro xg, avremo, ripeto, 1 e 2, due valori, e avremo meno b, quindi meno il coefficiente dell'incognita, quindi più tangente di alfa, più o meno la radice del delta, vabbè, ci lo riscrivo, dai, tangente alla seconda di alfa più 2gh su v0 quadro, coseno quadro di alfa, tutto sotto radice, diviso 2 volte a. Il 2 si semplifica col 2 che c'è lì e ho g diviso v0 quadro, coseno quadro alfa. Ok. Qui non faccio altro che inserire i dati che abbiamo. Li ripeto, h 10 metri, alfa 45 gradi, v0 15 metri al secondo, e vabbè, g, mettiamo anche quello, g 9 e 81 metri al secondo quadrato. Quindi andiamo, beh, la tangente di alfa è 1, quindi di 45 è 1. Il delta sarà la tangente al quadrato che è 1 più, dov'era? 2 per 9,81 metri al secondo quadrato per 10 metri diviso 15 metri al secondo tutto al quadrato per il coseno quadro di 45 gradi alla seconda. E questo viene, ho fatto il calcolo prima, 2,744. Senza unità di misura, attenzione, perché sopra ho una velocità alla seconda, sotto una velocità alla seconda si semplifica tutto. È un numero puro. Al denominatore della nostra formula risolutiva, questo termine qui, g fratto v0 quadro coseno quadro, calcoliamolo qua, vale 9,81 metri al secondo quadrato fratto 15 metri al secondo tutto al quadrato per il coseno al quadrato di 45. E otteniamo circa 0,0872 1 fratto metri. Vedete che qui metri al secondo quadrato, cioè metri sopra, metri al quadrato sotto, rimane 1 su metri, i secondi vanno via. E quindi le nostre soluzioni sono xg 1 e 2, vale la tangente che è 1,
più o meno la radice quadrata del delta, che è 2744, diviso 0,08721 su metri. Otteniamo una soluzione col più, che è positiva, una col meno, che è negativa, che scarteremo. E quindi, calcolatrice alla mano, abbiamo 1 più la radice di 2,744 che fa 2,65, eccetera, diviso 0,0872 è circa 30,47 metri. Mentre l'altra, quella col meno, meno la radice di 7,53. Ovviamente questa è quella buona e l'altra è quella che corrisponde al punto precedente all'origine che scartiamo. Quindi andiamo sulla nostra simulazione e spostiamo, spero che ci stia, il bersaglio a 30 metri e mezzo, 31. 31 e spariamo. Bersaglio colpito. La soluzione era buona. Ok, qual è il messaggio che c'è dietro, che mi preme che vi arrivi? È questo. Qui ci hanno chiesto sì la gittata, ma attenzione, la quota di lancio non è 0, è 10 metri, quindi non posso usare questa versione della gittata che era semplificata. Questa vale se H, se la quota di lancio è 0. Quindi quando usate una relazione, assicuratevi che quella relazione sia applicabile. Ogni legge fisica, ogni equazione è valida in un determinato contesto. Ok? Se no usate il contesto precedente. L'equazione della traiettoria, dov'era? Eccola qua. Questa, proprio per questo l'ho scritta così, vale tenendo conto di qualunque sia il punto di lancio, y0, x0, qualunque sia l'angolo di lancio, alfa, qualunque sia la velocità di lancio. C'è un'ipotesi che sta sotto questa? Sì, l'ipotesi che sta sotto questa è questa. Scusate. Che l'accelerazione sia solo verticale e valga g. Detto in altri termini, cosa significa? Significa che l'attrito è trascurabile. Che succederebbe se l'attrito non lo fosse? Beh, questo ce lo può dire la simulazione. Torniamo al nostro grafico di prima. Immaginiamo che, ma qua non si può fare, ahimè. Qui non mi permette di farlo. Dovremmo cambiare ambito, andare in sperimenta. Andiamo sulla sezione sperimenta, portiamo il lancio, la quota di lancio a 10 metri. Angolo di lancio 45 gradi, okay. Il bersaglio era a 30, cos'era, 31? Non lo ricordo più. E la velocità di lancio a 15. Ecco. Se qui e se sparo dovrei colpire il bersaglio, se mi ricordo bene i dati. Sì. Se adesso inserisco la resistenza dell'aria, ok. E prendo per esempio, anziché una palla di pallone che è piuttosto massiccia, prendo qualcosa di più leggero, che ne so, la pallina da golf.
L'effetto dell'attrito si sente. Vediamo se riesco a ridurre. Ecco, vedete? Qui l'attrito ha deviato la pallina da golf e non ha colpito il bersaglio. Perché? Perché manca l'effetto dell'attrito sulle masse diverse. Ok? La forza d'attrito, in questo caso parliamo di attrito viscoso, quando mi muovo in un fluido, non ho l'attrito radente, ho l'attrito viscoso. Okay? E se la velocità non è troppo elevata, la forza dell'attrito è proporzionale alla velocità, ma col segno meno, sempre opposta alla velocità. Quindi ho accelerazione non solo lungo y, ma anche lungo x, perché la velocità componente sia lungo x che lungo y. Di conseguenza non è più valida, se l'attrito è importante, non è più valida questa situazione semplificata. Ma nel limite in cui l'attrito è trascurabile, quindi torniamo alla nostra simulazione, tolgo la resistenza con l'aria, rilancio la pallina da golf colpisce il bersaglio. Perché? Perché la traiettoria non dipende dalla massa. D'accordo? Io vi invito, vi ho fatto alcuni esempi, vi invito per esempio a cambiare, torniamo su questo, torniamo nella posizione di prima, e, oh scusate, ecco, mettiamo, che ne so, la quota di lancio sempre a 10 metri, anzi no, facciamola a 0, prendiamo 45 gradi, gradi, 15 metri secondo di velocità di lancio, potremmo calcolare la gittata, ma non è quella che mi interessa adesso. Abbiamo visto che per avere la gittata ridotta alla metà, quindi se voglio colpire un bersaglio che si trova a la metà dei 24, quindi 12 metri e qualcosa, l'angolo di lancio non sarà più 45 gradi, ma sarà o 75 o 15. Non so se riesco a piegarlo sotto, sì, forse sì, a 15 gradi ce la facciamo, sì. Ok. Se poi vado a 75, dovrei colpire nello stesso punto. Perché no? Allora, fatemi tornare indietro. Ma perché ho la quota a 2 metri, scusate. Non era quota 0. Allora, ripetiamo. 15. Lanciamo 45 gradi, ok, la gittata, fatemi fare cose veloci, sono circa 23 metri, quindi non so se arrivo a abbassare a 15, no, sotto i 25, no, andiamo a 75, rilancio, e qui, la gittata è a circa 11 metri e mezzo, la metà. Okay? Se riuscissi, ma qui non so perché il cannone è piuttosto largo, grosso, se riuscissi ad abbassarlo a 15, avrei che il proiettile impatta nello stesso punto. E questo è un esercizio da fare. Allora sta per scadere, mi fermerei qui se non ci sono domande. Ok? Bene. Questo secondo me è una